Benvenuto. Mettiti comodo e lasciati accogliere in un luogo privo di ogni dimensione e di ogni tempo. Sonnecchiando, ti lasci scivolare tra le morbide coperte e subito la pace ed il torpore cominciano a risalire il tuo corpo come un gruppo di formiche esauste risalgono lungo il rovente formicaio dopo una lunga giornata di lavoro. E così sommessamente ti lasci andare, chiudendo i tuoi occhi e salutando una giornata che ti ha regalato ore, minuti, tempo. E tu hai accettato questo meraviglioso regalo che la natura può offrirti. E adesso ti rendi conto che è il momento di rilassarsi. Così amabilmente ti avvolgi nel candore del tuo letto, così passivamente accetti che la tua mente venga ammaliata da dolci melodie che viaggiano lente, come nuvole che passano davanti al sole in una giornata serena. Sei pervaso da una vibrazione positiva, come se una musa ellenica pizzicasse uno strumento vetusto di cui non riconosci le fattezze. Ma è tutto così avvolgente, così inebriante, ed il mondo sembra si sia arrestato per permetterti di valorizzare appieno questo momento. Tutti gli orologi di colpo hanno arrestato quel dolce ticchettio che scandisce i secondi. Tutto si è bloccato, come in un quadro realistico, dove la vegetazione risalta rigogliosa, perfettamente riprodotta nei suoi colori e dettagli. Mentre i volti delle persone sono privi di emozioni, fissano lo spettatore con aria smorta. Così che appaiono privati della loro forza vitale, in un mondo dove dimostrare conta più di quello che si prova,
È come se queste persone fossero state colte in quel lungo momento tra una foto postata ed un ricordo messo in evidenza. Vengono mostrate a noi nell'esatto momento in cui la noia, la monotonia contorna le loro maschere. Mentre tu, adesso, hai il permesso di essere te stesso. Non c'è nulla che devi dimostrare a nessuno. Non c'è alcuna persona da impressionare, perché in questo momento sei da solo con te stesso. E non c'è post, non c'è foto, non c'è finzione che possa impressionarti se non la pace interiore. Quel brivido caldo che percorre la tua schiena, le tue gambe, la tua nuca. Quel piacere impossibile da falsificare che ti rende veramente umano. Ti rende veramente comprensibile a te stesso e ti allinea con la natura. E così gradatamente ti accingi a lasciarti trasportare nel profondo mondo dei sogni. E quel brivido caldo che proviene dalla musica muta in soffice fumo bianco che sale indolente verso l'alto e forma una lunga ed ispida barba, bianca come il latte. E nei contorni puoi osservare un anziano dall'aspetto saggio e raffinato. Un uomo cui i giri dell'orologio hanno lasciato solchi sul viso ed imbiancato la folta chioma. La riverenza ed il rispetto sono i primi sentimenti che provi al suo cospetto. Mentre le sue mani ossute si muovono lente e coordinate. Mentre con calma e dedizione dispensa sapere senza neanche proferire parola. Resti affascinato, rapito,
incantato dalla potenza espressiva del suo volto accigliato. E le sue mani continuano a muoversi lente, mentre con uno sguardo sicuro e pacato continua a fissarti negli occhi. Ed i tuoi sono catturati dai movimenti ipnotici. Le sue mani si muovono in tutte le direzioni, ricreando nella tua mente un vortice di idee, pensieri, emozioni. E tutto si traduce in un turbinio di sensazioni che ti rendono come quelle maschere del quadro. Osservi con uno sguardo spento, con un volto talmente rilassato che nulla potrebbe distrarti. Con gli occhi fissi sulle mani che disegnano traiettorie casuali, volteggiando come farebbero bandiere mosse da un vento molto debole. E più continui a fissare quelle mani, più ti rendi conto che vuoi abbandonarti a tutto ciò che questo saggio può insegnarti. Vuoi lasciare che la tua mente venga resa edotta da cotanta sapienza. E senti il tuo corpo completamente immobile. Impossibile da muovere. Come se il movimento di quelle mani avesse creato un sortilegio. Un'aura di protezione e misticismo talmente potente da rendere ogni tuo movimento impossibile. Non puoi far altro che continuare a fissarlo, mentre le tue palpebre ancora una volta vogliono chiudersi. Vogliono oscurare la vista di questo mondo per aprire una visione su quello che può essere espresso dentro di te. E lentamente puoi percepire la stanchezza poggiarsi sui tuoi occhi, come quando una nonna poggia un panno caldo sulle tempie del nipote che ha mal di testa. E così i tuoi occhi cominciano a chiudersi.
lentamente, gradualmente, senza alcun controllo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Completamente avvolto da un velo di nebbia che priva i tuoi occhi del senso della vista. Ma sei consapevole che quel saggio continua ad agitare le sue braccia davanti a te, mentre ormai sei caduto in un profondo stato ipnotico, impossibile da risvegliare. E finalmente comincia a parlare, o semplicemente tu pensi che stia proferendo parola. La sua voce così profonda, così calda, sposta i tuoi pensieri. Relega il tuo superio in un angolo della tua mente e si rivolge direttamente alla parte più profonda. È in grado di prenderti per mano e condurti su vie e sentieri inesplorati, dove le fronde hanno occupato parte del sentiero e le pietre che costituivano la strada sono state semi sommerse dal terriccio. Lì, dove i raggi del sole fanno fatica a permeare, ed un senso di pace regna nell'aria. Un silenzio talmente profondo da sembrare quasi assordante. Siete tu e lui, immersi nel silenzio, immersi nella foresta, all'inizio di una stradina nascosta che conduce da qualche parte. E
e lui ti guarda, senza proferire parola. Il suo sguardo si perde nel silenzio e la sua chioma si muove allo stesso ritmo delle fronde che ti circondano. E ti guarda, perché sa bene che senza il tuo permesso nessuno è in grado di intraprendere quella stradina che porta nelle parti più profonde del tuo inconscio. Ti senti sicuro, scortato, confortato e scegli di fare questo piccolo grande passo. Spostando le fronde, ti appresti ad entrare in profondità. Sempre più in profondità, in luoghi remoti, dove non immagineresti mai di addentrarti. E seguendo la stradina di pietre sommerse dal tempo, spostata l'ultima fronda, si apre uno scenario incantevole. Tra le montagne innevate, un castello antico si erge su uno sfondo di nuvole colorate. Le torri svettano, poggiandosi sul rosa e sull'arancione di un cielo in fase di tramonto, con le nuvole che alte non osano avvicinarsi a quelle torri perché temono di essere catturate. La neve riflette una luce vermiglia che si staglia sulla facciata del castello, mentre un antico drappo ondeggia lieto al passaggio di un calmo vento serale. Un castello costruito sulla vetta dei monti più alti, circondato da boschi e fitte foreste, inondato dalla neve che cancella ogni riferimento, ogni pietra familiare. Una fortezza inespugnabile, completamente avvolta nelle luci e nei colori di un caldo tramonto invernale. E passando il ponte principale, ti avventuri all'interno del castello, avvolto dalla penombra. All'interno, un odore di lampade ad olio
e quell'eco che risuona ad ogni tuo passo rende l'atmosfera ancora più magica. Mentre il saggio che ti accompagna sembra non emettere alcun rumore, cammina a passo svelto ed è talmente leggero che è come se volasse sulla superficie. Conosce la strada benissimo. È in grado di prevedere ogni svolta che occorre fare per giungere a destinazione. E comincia a prendere corridoi, passaggi segreti, che si immergono sempre di più nelle profondità di questo castello. E tu lo segui, godendoti il paesaggio, godendoti i profumi ed i suoni che riesci a percepire, sicuro del fatto che sei accompagnato da una guida di cui puoi fidarti, a cui puoi delegare la direzione del tuo viaggio. E arrivate sulle sponde di un grande lago pacifico, contornato da natura alta e rigogliosa. L'acqua, di un colore verde scuro, sembra catturare tutti i tuoi pensieri. Qualche piccola roccia affiora dalle acque ricoperte da un sottile strato di alghe e muschio. Tutto intorno a te emana un forte odore di bosco ed acqua intrisa di legname, sottobosco e fogliame. Il terreno è morbido e bagnato e nell'aria regna un silenzio importante. Vorresti guardare il saggio che ti accompagna, ma lui con un semplice cenno del volto ti fa comprendere che devi guardare altrove. Devi guardare oltre il lago, tra la fitta boscaglia. Dove effettivamente un timido cervo ha arrestato il suo percorso e si è fermato, con una zampa anteriore sollevata ed il muso basso.
immobile, sotto un grande abete sempreverde. Ti sta fissando, come a dirti che tu non dovresti essere qui, o semplicemente è assolutamente sorpreso di vederti. Ha il pelo lucido e due grandi corna diramate in corna più piccole. Ha due grandi occhi neri che ti fissano profondamente. E tu ti perdi nei suoi occhi interrogativi. Non riesci più a guardare altro se non le fattezze di questo meraviglioso animale. E restate per interminabili momenti a guardarvi l'un l'altro. Restate completamente avvolti dal silenzio e da un'aura di mistero e di magia. Mentre il saggio chiude gli occhi ed un vento leggero muove i suoi lunghi capelli e permette alla natura di entrare dentro di sé. Si gode il profumo del lago, il fruscio quasi impercettibile delle fronde, e si gode quella chimica tra il tuo sguardo e quello del cervo. Ed il tempo sembra fermarsi ancora una volta su questa scena incredibile. Tutto resta in contemplazione ed anche il vento adesso sembra placarsi ulteriormente. Nulla deturpa la superficie dell'acqua. Nessuno osa interrompere quel silenzio riverente. Niente e nessuno potrebbe porre fine a questo momento. E dopo qualche tempo, che a te sembra un'eternità, ti accorgi di fissare il vuoto tra due grandi alberi. Il cervo non c'è più, e neanche il lago, i monti, il castello. Ti ritrovi nel quadro che avevi visualizzato all'inizio. Tutto intorno a te sembra stato creato con delle pennellate di colore, talmente realistico, talmente dettagliato, che quasi ti sembra che effettivamente il mondo che conosci è sempre stato così rappresentato.
puoi osservare gli alberi, in alcuni punti più chiari, in altri più scuri. E puoi osservare le sponde di un fiume, calmo e pacifico, dove alcune persone sono distese a consumare un pasto improvvisato. E puoi osservare da vicino i soggetti di questo quadro e ti guardano attentamente, con le loro facce prive di espressioni, come fossi entrato nella scena in un momento casuale. Come per il cervo, è come se si domandassero cosa ci fai lì in quel momento. E tutti si affrettano a fare qualcosa, qualcosa che potrebbe renderli interessanti ai tuoi occhi, anche solo per qualche minuto. Chi gioca con delle arance, chi si vuota una bottiglia in testa, chi finge di sorridere senza riuscirci effettivamente, perché per loro è talmente importante essere apprezzati, essere giudicati positivamente, provare l'ebbrezza di una fama passeggera ed ingiustificata. Devono sembrare felici, devono sembrare impegnati, soddisfatti. Devono sottostare a determinate regole sociali. E ancora una volta, il saggio ti indica di guardare oltre, verso la sponda del fiume alle loro spalle. Dove una musa ispiratrice, vestita di leggeri veli bianchi, si appresta ad entrare nel fiume, a bagnarsi timidamente, come se volesse lavare le sue candide vesti. Così pulite, così profumate, perfettamente indossate e maniacalmente custodite. E la musa si bagna, senza curarsi di coloro che la osservano. Senza domandarsi cosa dovrebbe fare per risultare più interessante ai tuoi occhi. Senza quasi neanche accorgersi che la stai osservando. E mentre continui ad osservare le sue movenze, lente
e controllate. Ti accorgi di aver preso il suo posto. Sei tu, in questo momento, a concederti un bagno purificatore all'interno di quel fiume disegnato. Sei tu ad indossare abiti bianchi e perfettamente puliti e profumati. E sei tu a non curarti di tutti gli attori che partecipano a questa scena. Sei tu a non dover dimostrare nulla a nessuno. Sei tu ad avere completamente messo da parte quello che accade al di fuori del dipinto. Nulla ti importa del giudizio altrui. Nulla ti importa se qualcuno dovesse entrare nella scena da un momento all'altro. E ti ritrovi all'interno di una capanna improvvisata. Nel mezzo di un arido deserto. Foglie di palma e piccoli bastoncini a formare il tetto che ti protegge da un sole alto e cocente. Le fondamenta di fango e argilla sono finemente levigate a mano ed un comodo giaciglio ti attende. L'uomo saggio davanti a te ti invita a sdraiarti su quel comodo giaciglio formato da lana e stoffa. La penombra, il calore e tutta la situazione ti fanno scivolare ancora di più in una condizione di pace e torpore. Mentre il saggio, questa volta è immobile, impassibile, davanti a te, con una mano si avvicina delicato alla tua fronte. E poggia la sua mano sulla sommità della tua testa. E senti un calore, un fuoco. Espandersi in tutto il tuo corpo. Il suo tocco gentile ti conforta e ti fa percepire un brivido lungo tutto il tuo corpo. Ti sta dicendo che puoi lasciarti andare. Puoi addormentarti profondamente ancora una volta. Ancora una volta.
e la sua mano è grande, è calda, è familiare. Senti di conoscerla da sempre. E senti di conoscere da sempre anche i gesti, le movenze di quel saggio. Senti di conoscere profondamente i suoi pensieri, le sue forze, le sue debolezze, le sue fragilità. Ed il saggio poggia anche la seconda mano sulla tua testa e chiude gli occhi, come un prete che si chiude in preghiera ed esprime tutta la sua forza rivolta verso l'alto. Con entrambe le mani poggiate sulla cima della tua testa, percepisci un calore fortissimo, come se dalle mani di quel saggio uscisse dell'energia potente e rigenerante, che viene completamente assorbita dal tuo corpo e dalla tua mente. E cadi sonnolente sotto questo potente sortilegio ancora una volta. Dieci. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Due. Uno. Ed il calore diventa sempre più forte. Ed il torpore sempre più consistente. E tu diventi sempre più stanco. Sempre più confortato, e ti lasci cadere su quel giaciglio. Completamente addormentato. Completamente rilassato. Mentre il saggio in piedi apre lentamente i suoi occhi, guarda dritto dentro uno specchio impolverato
presente all'interno della capanna, da cui viene riflessa l'immagine del tuo volto. Ed il saggio guarda il tuo viso negli occhi attraverso quello specchio, tanto intensamente che ti perdi nei suoi occhi, come ti perdevi in quelli del cervo, fino a renderti conto che tra te e quel saggio che osserva lo specchio non c'è alcuna differenza. Tu sei diventato quel saggio che sa perfettamente dove guardare in ogni situazione. Sa perfettamente che strada percorrere ogni volta che una decisione deve essere presa. E conosce perfettamente le tue abitudini e le tue virtù. Non vuole più nascondersi o lottare con te stesso. Ti guarda negli occhi e ti capisce. Ti comprende. Adesso è in grado di camminare al tuo fianco. È in grado di essere te. Mentre in tutto questo continui a dormire, profondamente rilassato nel tuo comodo letto, caldo, coccolato, senza alcuna preoccupazione, e dormirai così fino all'indomani. Buonanotte.